Eccoci qua, bentrovati amici di cinefusi.it. Io sono Paolo Fulvio Mazzacane, questa è la mia prima recensione su questo canale. Ringrazio quindi tutta quanta la redazione di Cinefusi che mi ha voluto nel team. Ho visto per voi in anteprima Pare parecchio Parigi di e con Leonardo Pieraccioni e con Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica, un inedito Nino Frassica che mi è piaciuto tantissimo, ne parlerò tra un attimo in maniera più approfondita. La storia è liberamente ispirata ad una storia realmente accaduta. Parla di due fratelli, questa è la storia originale, due fratelli, Michele e Gianni Bugli, che nel 1982 hanno preso il loro padre, diciamo, morente, gli mancava ormai poco, aveva avuto degli infarti, non stava bene, era quasi completamente cieco, e l'hanno caricato su un camper e sono partiti facendogli credere che stavano andando a Parigi. In realtà non si sono molto allontanati dalla loro proprietà perché non poteva, il signore in questione non poteva affrontare un viaggio in camper fino a Parigi. La storia di Leonardo Pieraccioni non si discosta molto da questa, diciamo che ha preso molti elementi della storia reale, chiaramente ha inserito qualcosa perché drammaturgicamente era necessario. Però diciamo che è molto simile. Cosa ha cambiato? Beh, ha cambiato prima di tutto il numero dei personaggi, lì erano due, qui diventano tre, lui e le sue due sorelle. La linea, per quanto riguarda la linea temporale, invece, diciamo che quasi tutto il film è come se fosse un grande flashback, perché il film comincia in un dato posto, in un dato luogo, in un dato momento, non vi dico dove perché non voglio svelarvi null'altro della trama, e poi ad un tratto ci troviamo in un altro posto, in un altro momento. Durante il film andiamo avanti e indietro nel tempo e nello spazio, una soluzione non particolarmente originale, ma sicuramente felice, sicuramente funzionale in questo film, devo dire che funziona abbastanza bene. Per quanto riguarda il genere, che cosa possiamo dire? Pare parecchio Parigi si inscrive all'interno del genere Vello d'Oro. Giasone, gli Argonauti che devono partire per trovare questo fantastico tesoro. I film che si inscrivono in questo genere sono generalmente i film on the road, i film che hanno un viaggio, i film in cui c'è un viaggio da compiere, quindi Pare parecchio Parigi non fa eccezione. Che cosa hanno di particolare questi film? Il tema è la crescita interiore più che il raggiungimento di un tesoro fisico, mentre la trama si costruisce passo dopo passo attraverso i pericoli che si incontrano durante il viaggio, e il film di Pieraccioni non fa eccezione. Infatti ci sono tanti pericoli durante questo viaggio, che è un viaggio circolare, un viaggio in loop, perché questi tre figli con il loro padre ormai quasi completamente cieco che non vede nulla fanno un giro attorno alla proprietà di Bernardo, che è il figlio interpretato da Leonardo Pieraccioni. E infatti, meno male che ci sono questi pericoli, scusate, altrimenti sarebbe un loop senza senso, non ci sarebbe nessuna storia da raccontare. E invece questi piccoli ostacoli drammaturgici ci aiutano a scoprire il background dei vari personaggi, ma soprattutto la loro psicologia. E meno male che la scopriamo durante il film, perché all'inizio non c'è poi così tanto tempo. Devo dire che in questo senso la sceneggiatura scritta da Leonardo da Pieraccioni e da Alessandro Riccio davvero ha una struttura molto solida. Perché pensate, ci vogliono dall'inizio, ci vogliono 19 minuti, 19 minuti per fare in modo che il vero film cominci, cioè che il viaggio abbia inizio. Quindi, nei primi 19 minuti abbiamo la presentazione, si è spento questo qui. Nei primi 19 minuti abbiamo
la presentazione dei personaggi, abbiamo l'impostazione della premessa e poi il film può partire. Nell'economia di 90 minuti direi che 19 minuti sono giusti per fare tutto questo. E poi dopo è tutto svolgimento, è tutta quanta trama. Non è il classico film di Pieraccioni. Quindi se volete vedere questo film perché vi piace il modo in cui Pieraccioni recita, le sue battute, il suo modo d'essere, no. In realtà c'è una maturità artistica, una maturità creativa che mi ha fatto piacere riscontrare. È un film molto intimo, molto tenero, un film che parla della famiglia, che parla, che un po' ci tocca a tutti, perché in tutte le famiglie ci sono cose non dette, ci sono problemi sepolti dal tempo e che generalmente non vogliamo andare a riscoprire. E quindi questo film serve magari proprio per questo. Lo stesso Pieraccioni in conferenza stampa ha detto che se il film dovesse servire solo a questo, lui sarebbe felicissimo. D'altronde è uno di quei film che doveva fare a tutti i costi, altrimenti avrebbe avuto questo groppone in gola per tutta quanta la vita. Beh, devo dire che in questo senso questo film qualcosa lascia. È un film corale, quindi non c'è un eroe che deve fare il viaggio, ma ne sono quattro fondamentalmente, diciamo tre figli più il padre, interpretato da questo Nino Frassica, inedito, che mi è piaciuto tantissimo, perché si sveste della maschera di cabarettista, che tutti noi conosciamo, e diventa un personaggio serio. Poi il regista Pieraccioni gli concede ogni tanto qualche battuta alla Frassica, non poteva fare altrimenti. Ma comunque il personaggio è molto serio, è quello che mi è piaciuto di più. Non che gli altri non mi siano piaciuti, in particolare le due donne, Francini e Bevilacqua, sono state bravissime, ma in qualche momento ho notato qualche segno di cedimento, hanno vacillato, non perché non siano brave attrici, sono state davvero bravissime. Credo però che in questo caso la colpa sia stata della regia, perché quando c'è un autore che è anche regista, che è anche attore protagonista, inevitabilmente qualcosa si deve lasciare a caso. Attenzione, non che la macchina da presa sia stata lasciata al caso, perché nelle mani di Lucci, Fabrizio Lucci, il direttore della fotografia, le inquadrature sono giuste, la messa in quadro è giusta, è tutto non perfetto, scolastico, nel senso che serve tutto alla narrazione. Certo, non ci sono virtuosismi di sorta, qualche ripresa aerea, qualcosa a mano, qualcosa a spalla, cioè, e poi la maggior parte sono tutte quante inquadrature fisse. Il posizionamento delle luci è giusto, è buono, scolastico anche questo. All'inizio ho notato qualcosa che mi ha fatto storcere il naso, in particolare quando esce una comparsa che poi non rivedremo mai più, c'è una luce bellissima, quasi da fashion film, non ho capito perché. Sincera, forse qualche scena dopo è stata tagliata, e c'è anche un errore perché si vede il riflesso delle lampade negli occhiali, ma questo insomma è un errore che purtroppo nei film c'è quasi sempre, quando ci sono i vetri, i riflessi, quasi sempre è un casino. Che altro dire per quanto riguarda gli altri personaggi? C'è un personaggio in particolare, Annina, che ha un ruolo secondario, come ho detto, però lei dice qualcosa di importante. Lei a un certo punto dice la frase più dolorosa che si possa sentire nella vita: è avremmo potuto o avremmo dovuto. Questa è una frase importante perché dà la voglia al protagonista di cominciare il viaggio. Poi questo personaggio un po' si perde, non è che si perde, viene comunque investito da un arco di trasformazione che però sinceramente a me non è piaciuto, mi ha dato quasi fastidio alla fine. Un altro personaggio secondario che non mi è piaciuto è il cattivo di turno, interpretato da un altro inedito, Ceccherini. Lui rappresenta il mostro, non è il cattivo affascinante che ha dei tratti psicologici che magari possono essere interrogati in qualche modo, no, è il classico mostro, ma a un certo punto non si sa che fine faccia. Quindi diciamo che questo più la fotografia un po' troppo scolastica, una regia direi affidata troppo alla fotografia e quindi quasi assente,
Mi fa dire che questo film raggiunge la sufficienza, ma non va oltre per quanto mi riguarda. Quindi un 3 stellette su 5 li prende. Questo che cosa significa? Significa che se voi volete vedere questo film, sicuramente io ve lo consiglio, soprattutto se vi piace la commedia, soprattutto se vi piace comunque Pieraccioni, che è un personaggio che comunque fa la sua figura. Se volete quel film che vi cambi la giornata, che vi cambi la settimana, che vi cambi addirittura la vita, beh, no, parliamo comunque di una commedia che forse non ha tante pretese. Comunque il film uscirà il 18 di gennaio in più di 400 film, quindi sicuramente c'è un intento da parte della distribuzione, 01 distribuzione, a voler raggiungere un pubblico quanto più vasto possibile. Ricordo che è prodotto da Levante e Rai Cinema. E che altro dire? Questo è tutto. Spero che questa recensione, breve, concisa, vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Un caro saluto.